Nella giornata di ieri sono stato fermato dalla polizia genovese in una via di Genova. Ero con alcune compagne dove stavamo incontrando una notabile che conosciamo da tempo, un regista che da anni filma e documenta la nostra lotta. Sono stato fermato, portato in questura, dove mi hanno poi raggiunto alcuni agenti della Digos di Torino per portarmi qua in città, per notificarmi la misura di arresti domiciliari con tutte le restrizioni che era stata prevista dall'ultima operazione contro il movimento No TAV di martedì 21 giugno 2016. Come io avevo detto durante la fiaccolata del 23 giugno, non intendo accettare le misure restrittive degli arresti domiciliari con tutte le restrizioni che pregiudicano la qualità della vita, non la rendono degna, impediscono di poter continuare la propria attività politica, sociale, il proprio mondo relazionale e affettivo. Ho detto che non avrei accettato queste misure e che sarei stato disposto piuttosto di andare in carcere. Questa determinazione, questa scelta gliel'ho mostrata ieri agli agenti della Digos, della Questura di Torino, che però contro la mia volontà e contro le persone che si trovano ora obbligati ad avermi come loro ospite sono stato trasferito qua. Io avevo una residenza formale ma dove non vivo ormai da più di un anno, quindi di fatto hanno imposto la mia presenza a due persone che abitano in questa casa. Io non intendo per ora accettare le misure restrittive che dovrebbero accompagnare questi arresti domiciliari, per cui continuerò a parlare, a scrivere, a rispondere al telefono, a utilizzare le mail, a parlare alla radio e tutti i canali di comunicazione che mi appartengono, che mi sono propri. Sono disposto ad andare in carcere se questa sarà la scelta del GIP o di qualsiasi altro giudice, non di farmi limitare nei miei movimenti, nelle mie possibilità di comunicazione a questi temi.